Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata dove il mio autista non so che diavolo sta facendo. Sono sul camion, non c'è bisogno che fai tutte queste pazzie, pazzo. Guardalo, guarda dove sta andando. Cosa sta facendo? Comunque, ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro piano per fermare la simulazione. Ma purtroppo abbiamo scoperto che era una trappola. Kinsey è stata rapita. E Keith, beh, Keith ci ha traditi. Quindi spetta all'eletto riportare l'ordine in questa simulazione. L'incarico di oggi è Talkie Talkie, parla con Matt Miller, l'unico altro ragazzo abbastanza intelligente da permetterci di uscire da questo posto e salvare tutti. Matt, dove sei? Ehi, vedo che stai lavorando duro, eh? If it's not too much trouble, I need to better familiarize myself with how the simulation works. I figure if I watch the changes to the code take place when you do a few different tasks for me. Ma in realtà questa cosa già me l'hai detta un sacco di tempo fa. Non è questo di cui dobbiamo parlare, Matt. Tell me honestly, if Kinsey hadn't made you, would you have rescued me from the Zin? You know what, don't answer that. Scusami. Ah, ok. La ragazza che odia gli anni 50 trova Keith David. Per qualche motivo mi ha parlato di tutt'altro tranne della missione. Grazie, Matt. Fammi indovinare. Dovremmo andare al Broken Shillelagh. Ma guarda un po'. Ah, forse no, eh. You are cordially invited to the swearing-in of Super President for Life, Keith David, today at the Federal Building. Attendance is mandatory. Have a nice day. Grazie a te, allora, voce robotica. Però a questo giro quasi quasi... Vieni con me, tu. Ho bisogno di qualche compagno in questa avventura. Fellow Americans, I know firsthand what this war with the Zen has cost us. How many more need to die before we realize that the time has come for us to put aside our pride and focus not on division, but unity? Certo, Keith. Does Zinyak have a strong personality? Absolutely. But then again, so did the previous president. And you know what? When I look at the two of them, I see more similarities than differences. Certo, c'è ragione. Both have proven leadership experience. Both maintain their composure in high-pressure situations. Both have a love of Jane Austen. But most importantly, both of them will not stop until they get what they want. For this war, ovvero la morte l'uno dell'altro. Stop rattling sabers and realize that victory doesn't come from annihilating an enemy, but by making an enemy your friend. All of us are heroes in our own stories. The time has come for us to grow up and have perspective. Earth will have its salvation, but it will come on the back of humility, not violence. Se è quello che ti ha detto lui. Where's the part where you talk about selling out humanity? Humanity? Does that mean the nine of us? Earth is gone because you provoked a madman. I trusted you, Keith. And I trusted you. The country trusted you. And look where that led us. So what? You're putting your faith in Zinyak? Giving up your free will to be ruler of some bullshit daydream? You don't get it. Zinyak said he can restore Earth. All I have to do is kill you. He's certo. Lying to you. Maybe, but there's billions of lives at stake. If he's telling the truth, what's one life for the greater good? You sound just like Julius. He was right. Duh. Ora questo discorso ha molto più senso, ora che ho giocato Saints Row 1. Forza! Volete fare a botte? Easy time. Siete un bersaglio facile, maledetti! Aspetta! Facciamo le cose per bene. Ehi, 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 ehi. Vicepresidente, fermati. Sono incastrato perché c'era il palco, ma non era visibile fino a due secondi fa. Ecco, fatto. Aspetta. No, non posso usare questo. Usiamo questo. I seriously question why the robot artillery is indoors. They can bend the simulation to their whim. They don't explain it, Matt. It's just bullshit. Duh. Allora, aspetta. I buchi neri sono fighissimi, peccato che ciuccino via anche me.
Volete uccidermi, eh? E allora venitemi a prendere, stronzi! Next time you should run. Ah! Mi sono risucchiato da solo! Uccidi le ultime guardie. Oh, ma guarda, sono robot. Ops, non ci sono più i robot. Ai! Male, male! Ah, che dolore! Ma comunque Keith ci rimane male, eh. Ci rimane male a vedere che ci stanno menando. Keith! We had a deal, my friend. Now what am I supposed to do with a naughty little boy like you? Uccidermi? Enjoy your requiem, Mr. Dane. E però neanche ha provato a controbattere, Keith. C'è anche da dire questo. Cioè, va bene tutto, ma non ha neanche provato a sparargli in faccia. All right, man. Usiamo questo. We've got to find Keith. Miller, talk to me. Miller! Looks like I'm on my own. Va bene, non importa. Non è neanche la prima volta che siamo da soli. Aia! Look, you crazy mother. Che poi io devo ancora capire il perché c'è lui. Hey, stay away from me. Keith, you know better. In realtà ha detto non che stai facendo, ma sei meglio di così. I'm trying to save your life. You couldn't even save your own. Keith, listen to me. Aia. I'm giving you a choice. Get away from me. Oh, bene. Let him go. They have him bad. Hey, I'm Roddy. Roddy Piper. I'm president of the United States. So fuck you. Sure. Quindi vaffanculo. Well, Prez, we got visitors. Non per molto. Minchia, che colpo. Why were you two fighting? He's going crazy. He thinks we're all out to kill him. Oh, we can talk about it. Beh, in parte aveva ragione. He's the only one who can help my friend. In parte non aveva torto. A television broadcasting tower. What the hell's he gonna do with a broadcast tower? He's a crazy man with a microphone. Che è successo? What do you think he's gonna do? Ladies and gentlemen of America, the threat is right in front of us. An alien presence has taken over your friends and family. It's everyone you know. Signac's making you think that, Keith. Don't give in to him. Keith, listen to me. The Signac guy is bad fucking news. You! I told you to get away. Ecco fatto. You're not gonna kill me, motherfuckers. Shit. After. He's headed. Arrivo subito. Becca dei miei colpi velenosi. Ecco fatto. Mettiamo questo. La spada è sempre un'ottima scelta in queste situazioni. Keith, stiamo venendo a salvarti. Soon! The whole world will know the truth. The satellite's what's controlling Keith. Minchia. You take care of it. I'll handle him. I'll take out the shits. The what? The floating things. I'll take out the fucking floating things. Too bad for you. Guarda lì che si pestano a sangue intanto loro. Ecco fatto, dovrei averli uccisi tutti. No.
Ecco fatto. Ma quanta gente... Ok, dovrei averli uccisi tutti ora. Ecco fatto. Niente più ripetitore. Did it work? No, brainwashing. Che succede? I'll have to beat it out of him. If you want to know where your friend, now's the time to ask. Where's Kinsey, Keith? Minchia. Where did Signac put Kinsey? Oh, che dolor. Tell me, Keith. La schiena. She's. Sì, 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 ma non soffocarlo. She's in... Brody, stava parlando. E niente, abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Keith, I think you have some unresolved issues. Duh. You don't know what happened, kid. Now come on, we've got to save Kinsey. Wish we could call Roddy for help. No one calls Roddy for help. È Roddy che viene per aiutare. Esatto. Let's go. Io non, ti giuro che non l'ho capita sta parte. È vivo! Completata. $6,000 e abbastanza esperienza. Super amico Keith David. Con sottofondo le cornamuse, dai. Se non ricordo male adesso dovrebbe esserci, a parte i soldi, grazie, e un nuovo potere, ovvero il campo di forza, soppressione. Va bene? Un negozio di armi? Aumentiamo allora il danno del fucile. Ci vogliono un po' di dindini effettivamente per potenziare tutte quante le armi. Lo faremo con calma, non abbiamo fretta. Però almeno i danni dobbiamo aumentarli. Non ti dico il rateo di fuoco, ma almeno i danni. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. I want a pair of those new...